Che ti volevo dire? Non me lo ricordo più. Si vede che non era una cosa importante. Vabbè, ma non fa niente. Allora a presto e mi raccomando. Ciao mamma, era da un sacco che non stavo così bene. Una che a stento ti prende in considerazione perché in realtà pensa ancora che sei un ragazzino. Una come Eleonora Palladini, per esempio. Ora basta. Adesso mi hai veramente stancato. Ha detto che, giustamente, dopo tutto questo tempo lei non se l'aspettava e ha bisogno di tempo per pensarci. Madame, piaciuto il viaggio? Abbastanza. Solo un difetto. Doveva essere solo andata. Possiamo sempre ripartire se lei desidera. Magari. Purtroppo non si può. Mi dai una mano? Attento che in queste buste c'è roba che si rompe, eh? Ehi, che fai l'impalato? Sto prendendo tutto quanto io. Ah, sì? Ma che fai? Bruno! Ecco fatto. Bruno, mettimi giù! E non volevi una mano, scusa. Peso! Ma che pesi? Guarda, se la piuma, anzi, ballo. Pesano le ballo. Buste! Oh, oddio! Vai, scendi, va. Sei pazzo. Ti rendi conto che ormai le tue decisioni ruotano soltanto intorno ad Eleonora? A quello che lei pensa di te, a cosa devi dimostrarle. Lascia perdere quella porcheria. Ma tu pensi di sapere sempre tutto? Mi basta vedere che reazioni hai per convincermi che non mi sbaglio. E se anche fosse, qual è il problema? Ti dà tanto fastidio questa cosa? Non mi dà alcun fastidio. Beh, da come ne parli si direbbe il contrario. Sai qual è la verità? No, qual è? Dimmela. La verità è che tu hai paura. Paura? Io? E di cosa? Hai paura che tra me e lei possa nascere qualcosa. Non ti preoccupare, non c'è questo rischio. Che vuoi dire? Che sono preoccupato per te. Perché stai perdendo un sacco di opportunità. Questa è la parte che io preferisco di te. Quando non riesci a soffocare il tuo lato altruista. Non essere cinico, non ti si addice. Comunque non ho bisogno del tuo aiuto. L'ho fatto meno per 20 anni e posso tranquillamente farne meno anche adesso. E cosa vorresti fare? Sentiamo. Trovarti un lavoro? Certo, un lavoro. Ah, bene, accomodati. Il mondo del lavoro aspetta soltanto te. Beh, ci si può anche arrangiare all'inizio. E come? Vorresti trovarti un impiego da 4 soldi? 800-900 euro al mese, magari 1200 a fine carriera. Filippo, io ti conosco fin troppo bene. Tu non ti accontenti di poco. In fondo tu sei uguale a me. Ma le avete viste i rinoceronti neri? Oh, anzi, ce l'abbiamo giù in macchina. Angela, vuoi andare a dare un'occhiata alle volte che litigassero col coccodrillo? Come no? Sono i due regali che ti abbiamo promesso, no? Scemi. E poi a me i regali non mi interessano. Meno male, va, perché guarda, purtroppo il bagaglio con i tuoi regali ce lo siamo persi in aeroporto. Non è vero, ce ne sono 3 per te. Senti, ma raccontami, ma il Kenya è davvero così bello come dicono? Ma diciamo che non abbiamo girato molto. No, comunque è davvero bella. A proposito, abbiamo la videocamera che gli facciamo vedere il video che abbiamo fatto al safari del Serengeti? Ma avete sparato i leoni? No, il safari fotografico. Allora? No, sai, ero troppo carico di roba, l'ho lasciata giù in macchina. Va bene, passiamo ai regali. Oh. Questo è per mamma. Questo è per Nico. Ma è bellissima! Grazie, e poi? Ah, è un amuleto. Mm-hmm. Sì, è un segno di prosperità, ti piace? Wow, un arco e delle frecce! Vero artigianato africano. Che bello, anche i bonghetti! Solo questi ci mancavano, i bonghetti. E per me? Che cosa c'è per me? Vediamo. E questo sarebbe... Sembri tu quando facevi la dieta.
Vabbè, io adesso invece vado a portare un attimino i regali ad Elena e a Viola e poi vado a sviluppare le fotografie. T'accompagno. È meglio, anche perché altrimenti con questo coso infilzi qualcuno. A dopo. Va bene. Angela, senti, io volevo permetterti un attimo una cosa. Vabbè, magari un altro momento con più calma. Vabbè. A dopo, ciao. Arrivederci. Ciao. Io sto uscendo. Che hai fatto? Da dove vieni? Dalla miniera? No, ho travasato una pianta. Ma tu piuttosto dove stai andando vestita così? Sono troppo casalinga? Allora mi rispondi, dove stai andando? Non cominciamo con le prediche. Faccio un salto da Viola e poi vado all'inaugurazione di un negozio di tendenza. È a me sta tendenza che mi preoccupa. Ah, non ti preoccupare. A proposito, se non dovessi tornare per mezzanotte, subaffitta pure la mia stanza. Ciao. Acqua fresca. Che ti sei dimenticato? Hai un minuto per me? Avrei bisogno di parlarti. Certo che sei proprio testardo. Bella, hai detto anche tu che siamo uguali. Se pure nascesse una relazione, una storia tra te ed Eleonora, quanto pensi che durerebbe? Un mese? Un anno? Quanto? Vuoi stabilire anche questo? Si stancherebbe subito di te. I rapporti bisogna saperli costruire. E tu sai perfettamente come si fa, non è vero? E che ruolo penseresti di avere? Come babysitter magari saresti perfetto. Non so perché sto ancora qui a discutere con te. Ancora un'ultima cosa, poi sei libero di andartene. Eleonora è una Palladini. È una donna abituata ad avere tutto dalla vita. Il lusso ce l'ha nel DNA. Non sopporterebbe l'idea di avere vicino a sé un uomo che non è alla sua altezza. Uno che per arrivare alla fine del mese deve fare i salti mortali. È questo quello che vuoi? In questo caso accomodati, fai pure. Ma io ti ho avvertito. Stai rovinando la tua vita per un'illusione. E non è certo facendole il cane fedele che otterrai il suo amore. Per lei resti solo un mediocre e nient'altro. Quando sono uscita prima, sono andata da Fabrizio. Fabrizio? Sì, perché dovevamo chiarire una cosa e... Non è mica facile. E vabbè, vogliamo provarci? Sì. Allora, lui mi ha detto che è innamorato di me e che lo è sempre stato. Sì, forse io avrei dovuto capirlo prima, avrei dovuto supporlo, però forse io stesso ho cercato di negare l'evidenza anche a me stessa. Insomma, fatto sta che lui ha messo le carte in tavola. Ma questo tu lo sapevi già, non è vero? Cioè, in che senso lo sapevo già? Che lui era innamorato di me, l'avevi detto più volte. Vabbè, comunque stiamo parlando dei sentimenti di Fabrizio. A me interessa sapere i tuoi sentimenti. Tu che cosa provi per lui? Che cosa gli hai detto? Voglio sapere. Che cosa gli ho detto? Io gli ho detto che amo te e che sei tu l'uomo della mia vita. E che tra me e lui non ci sarebbe mai potuto essere niente. Cioè, gli hai detto proprio così? Di ornello bisogna di abbracciarti. Sto in guaglione. No, ma non ha importanza, pure mio. Non ha importanza. Smettila, mi faccio l'edico! Dove credo di scappare? Ma chi ti dice che voglio scappare? Senti un po', visto che volevi continuare la vacanza, perché non ce ne andiamo in albergo da me? In albergo? Mm-hmm. Adesso? Mm-hmm. E le fotografie? Le portiamo dopo le fotografie, su, c'è tempo. No, devi andare al ritiro, ti stanno aspettando. Hanno aspettato 2 settimane, possono anche aspettare un paio d'ore, no? Ma ti faranno la multa. La faccio pagare a te la multa, così ti impari a perdere tempo con le tue amiche. Ti devi far perdonare. Ma dai, Viola aveva quel poco da raccontarmi. Basta adesso dare spettacolo, passa qualcuno, so? Gli diciamo di andare a fare un giro. Franco. Ciao Lino,
Hai visto Silvia? L'ho chiamata sul cellulare, ma non risponde. È uscita per una commissione di 10 minuti 10, un'ora fa. No, madonna, tu sei sempre lo stesso. Sei che vuol dire? Filippo! Ciao! Ciao! Posso? Certo. Ho saputo che c'è aria di trasloco a casa Palladini. Non è che ti scorderai dei vecchi amici, No, no, no. No, è che non me lo sarei mai aspettato. Che cosa? Che non accettasse l'offerta di mio padre. E perché? Perché se voleva davvero rompere con lui. L'ultima cosa che doveva fare era accettare questo compromesso. E perché, scusa? Eleonora è cresciuta in quella casa. È giusto che ci cresca anche il suo bambino, no? Certo. Certo, come no. E poi è vero, c'è l'aria buona, c'è il mare, c'è il giardino. Guarda che non ti capisco proprio, Ma tu lo sai quanti posti così ci sono? Poteva tranquillamente trovarne un altro. Certo, non le mancano i soldi. E poi io mi chiedo, un bambino deve per forza crescere in un ambiente agiato. Può vivere in un ambiente un po' più normale, no? Non dovrei accettare. Ma perché no, Filippo? Eleonora è sempre stata una ribelle. È stata la prima ad andarsene dalla famiglia. Quella casa per lei rappresenta le radici, i sentimenti profondi. È come se fosse la sua vita. Già. Almeno Eleonora sa chi è, da dove viene, cosa vuole. Si può sapere cosa vuoi adesso? Devo parlare con Angela. Ehi, sei più educato. Forse non ho bisogno di parlare. Ma con chi credi di avere a che fare? Ho bisogno di parlare adesso, stai esagerando. Fatti via fuori. È una faccenda che riguarda me. Sbagli di grosso, non ci sono più facciate tra te, Angela, è chiaro? Franco, però basta, sono io che non voglio parlarti. Sentito, non hai più niente da dirti, quindi gira al largo. Andiamo, se no chiudo il negozio. Ehi! Adesso l'ho capito. Ehi! Se tu non lo sai, per favore non te ne andare, perché continuo a farmi male. Sei troppo, sei più bello, mi piace di più, sei più macio, a livello Joe Way. Sì, ecco, sì, ecco, sì. Ma perché non andiamo a farci un bel viaggetto io e te da soli nel Far West? Sì, dai, Texas, dai, Arizona, sì, ma dove vuoi tu? In capo al mondo di volta. Sì, non posso, non so traccia da te. Ma che no, non che ti lascio più, so il terrore che ti perdo. Aspetta, Ornella, scusa, ma... Fabrizio come l'ha presa, come l'hai detto? Fabrizio? E Fabrizio, come vuoi che l'abbia presa? Male. A me dispiace, però... Raffaella, che cos'altro potevo fare? Vabbè, normale. Era inevitabile. Vabbè, ma come siete rimasti? Niente, gli ho detto che era meglio se non ci saremmo mai più rivisti. Ecco, così. Addirittura? Ma tu ne sei convinta? Ma sì, certo, certo, Raffaella. È la soluzione migliore per entrambi. Io avevo preso tempo perché non sapevo come dirglielo, però io sapevo di doverglielo dire. No, ma hai fatto benissimo. La chiarezza in queste cose qua è fondamentale. Hai fatto bene. In fondo... Se continuassi a vederlo, io non farei altro che alimentare le sue speranze, no? Senti, io penso questo. Fabrizio è stato innamorato di me per troppo tempo. Ora è giunto il momento che finalmente giri pagina e che cominci a pensare seriamente, ma dico seriamente, al suo futuro. Filippo! Tommaso! Ciao! Come stai? Tanto che non ci vediamo. Prima che succedesse il fatto di tua madre, mi è dispiaciuto assai. Ma tu come stai? Va meglio. Beh, sono cambiate tante cose. Oh, ma sei completamente sparito dalla circolazione. Ma senti, dimmi un po' di te. Come stai? Come va?
Sei sempre murato qui in pizzeria? Ora, se vuoi, tavoli del primo piano. Wow, complimenti! Beh, addirittura stiamo facendo carriera, eh? E per il resto come va? Solite cose. Il calcetto l'abbiamo continuato pure senza di te. Mm. Ma tu che mi racconti? Che ci fai qua? Ma niente, ero venuto a controllare se c'era della posta arretrata per me. Perché? La nostalgia di questi posti è difficile, no? Beh, ogni tanto ci penso e ti confesso che un po' mi manca. Guarda che se proprio ti gira, casa tua là sta. Guarda che non l'hanno ancora affittata, sai? E il lavoro in miniera? Uè, Elena, non è di quella, le piante sono come le persone, hanno bisogno di cure, capito? Ma che aveva? Perché la devi ripiantare? No, niente, non aveva niente. Do un po' più di ossigeno alle radici, così quella cresce bella rigogliosa, capito? Guarda, con tutte le attenzioni che le dai sicuramente si riprenderà. Senti, io vado un attimino a mettermi qualcosa di più comodo e torno. Ho capito. Stai per dirmi perché non hai messo un paio di scarpe più comode? Sì, vabbè, vatti a togliere gli stivali, ma ti voglio chiedere un'altra cosa. Un favore, mezz'ora e vengo subito. Va bene, però basta che non devo camminare. No, tu ti siedi dentro alla portineria. Una mezz'oretta, è una cosa importante. Va bene, solo mezz'ora però, eh? Mezz'ora, vengo subito. Aspettare almeno un'ora. Tu avviati, altrimenti farei tardi all'allenamento. Sì, ok. Però lo senti anche io, voglio evitare delle situazioni. Di chi stai parlando? Di Franco. Della scenata che ha fatto. Promettimi che se ne farà altre, tu lascerai cadere la cosa. Ascolta, tu lo sai come funziona il calcio in Inghilterra? No, non lo so, come in Italia. Non parlo di tecnica, parlo di comportamento. Ed il calcio è uno sport duro, anche là naturalmente i giocatori in campo stanno dando di santa ragione, ma quando l'arbitro fischia alla fine, si danno una bella stretta di mano e vanno a farsi una birra insieme. Tutta questa bella storia per dire? Tutto questo per dire che per me la partita è finita. La fine l'hai fischiata tu e io non ho più niente contro di Franco, credimi. Anzi, parliamo di cose serie. Ci vieni domenica a vedere la partita? Perché io senza la mia bambolina porta fortuna, mi sa che non riesco a fargliare due reti. Vedremo. E guarda che ti prendo una bella responsabilità, poi glielo spieghi tu al mister come mai il suo bomber ha affetto d'astinenza da reti. La bambolina non si fa ricattare. Dai, davvero, vediamo. Vai, so, ci vediamo dopo con le fotografie sviluppate. Avessi scelto te, io non mi sarei arreso così facilmente. Ti capisco. Avrei continuato a lottare. Ti capisco. Ornella è una donna che merita. Però questo ormai non conta più niente. Quello che conta è che lei ha scelto te. Ma forse è meglio così. Bene, ora perché dici questo? Perché io per tutta la vita ho idealizzato un amore impossibile. Solo uno stupido non si rende conto che la realtà è diversa dai fumetti, no? Vabbè, ora che cosa pensi di fare? Già, questa è una bella domanda. Cosa faccio? E senti un po', notizie telefonate, l'hai più sentito?
due settimane fa. Quello sta a Riccione a fare il buttafuori. A proposito, hai saputo di Peppe? No, perché? Che combinato? Da qualche altro casino con qualche femmina? Il casino definitivo. Quello si è sposata con Katia, sai, l'Ucraina. No, non ci posso credere. E la tua laurea? La mia laurea ormai ci siamo quasi, manca poco. Andiamoci a fare una partita a boccette, che così mi finisci di raccontare. No, aspetta, non posso, mi piacerebbe, ma devo rientrare a casa. Dove devi andare? C'è il motorino, ti do uno strappo. No, ma ti ringrazio, ma sono in macchina. Dove sta sta macchina? Fammela vedere. È lì. Cioè, questa è la tua macchina? È un regalo di mio padre. Alla faccia del regalo. Questa starà almeno 40.000 euro. Ti tratta bene il paparino. Ma allora? Tutta quella storia che volevi restare qua? Ma guarda che io parlavo seriamente, non lo dicevo tanto per dire. Ma senti, Filippo, secondo me è meglio se ti stai a casa tua, va? Oh, si è fatto tardi, non ti faccio perdere altro tempo. Ti saluto, mi ha fatto piacere rivederti. Niente, io devo prendere la vita così, capito? Come viene, senza fare piani precisi. E la, quella cosa la cogli l'attimo fuggente, là. Carpe diem, capito? Cioè, io devo vivere la mia vita intensamente senza pensare. Basta che questo poi non significa che ti lasci andare, eh? No, che lasciarsi andare? Io devo combattere la malattia, capito? Devo proprio impegnarmi e combatterla. Combatterla, devi continuare a combatterla sempre. Certo, perché lo sai che cosa voglio fare, Raffaele? Io me la voglio riprendere questa vita, me la voglio prendere a strappi, a morsi, me la voglio proprio vivere adesso. Bravo. Se tu, guarda, se tu ci credi, guarda che alla fine ce la puoi fare. Certo, lo sai, mi fa piacere. E poi le posso dire soltanto a te queste cose. Porca miseria, tu non sai quanto mi dispiace che sia finita così. Ma perché ti devi... ti dispiace? Di che cosa, scusa? È meglio così. Io metto fine a una storia che è durata anche troppo tempo. E poi c'è una cosa buona, no? Cioè, tu, Ornella, non avrete più il mio fiato sul collo, per cui... Va bene, senti, io devo andare adesso. Ciao. Vabbè, Fabrimo, non mi fare dire cose inutili. Sappi che tu per me sei un bel amico. Lo stesso anche per me. Cosa vuoi ancora? Sbaglio, abbiamo un discorso in sospeso io e te. Semmai con Angela. Ma scusa, io sono venuto qui per chiarire alcune cose della nostra amicizia, non mi fai neanche entrare. Bruno, dimmi quello che mi devi dire e sparisci. Ah. Allora fammi capire, quando sotto Natale sei venuto a chiedermi di recuperare la nostra amicizia, cos'era? Solo parole? Non era vero? Fanno di sincero. Dimmi quello che mi devi dire e sparisci. Va bene. Diciamocela tutta, allora. Sai, quando dicevi che mi sentivi ostile, avevi ragione. Neanch'io sono stato completamente sincero. Ma io non sono come te. Io ci tengo sul serio la nostra amicizia. Ed è per questo che ti ho portato un regalo. Sono 15 anni. 15 lunghissimi anni che io mi sforzo di farmi venire in mente il regalo che ti meriti. Mi sono scervellato, ho cercato, ma niente, non riuscivo a trovare la cosa giusta per te. Poi all'improvviso adesso, mentre ero in Africa, ta! L'illuminazione. Ecco. Questo è veramente il regalo migliore che io potessi mai farti.